Qual è il massimo peso possibile sollevabile da ciascun atleta? Scopriamolo alla Strength War. 4 alzate, pull up, trazione alla sbarra, dip, pinta sulle parallele, squat, bilanciere e spingiamo il massimo carico possibile con le gambe e muscle up, voliamo sulla sbarra col massimo peso possibile. Li senti questi battiti? È l'emozione, l'adrenalina che sta salendo, è la strength war che sta arrivando. Mamma mia, brividi continui. Sempre questa intro davvero spaziale, ma oggi ci vede parlare della categoria meno 87 kg. Ci sono delle new entry in questa categoria, ci sono degli atleti davvero forti. Andiamoli a scoprire insieme. Il primo del ranking è una mia vecchia conoscenza, un atleta che ho sempre rispettato per la sua coerenza e la sua dedizione all'1RM. Lui è Diego Corazza. L'ho conosciuto tanti anni fa in un video che girammo presso il mio studio. Diego Corazza non mi ha stupito, proprio perché conosco la sua forza da tantissimi anni e ha portato 35 kg di muscle up, ma so che lui è davvero forte e può sorprendere tantissime persone. Pull up 93,75 kg. Qua i chili si fanno sentire e Diego non è da meno delle precedenti categorie, fa sentire la sua massa, fa sentire i propri muscoli e va a trazionare veramente, come il suo cognome, una corazza che lo avvolge con i suoi 93,75 kg. Dip 120, forse ha spinto meno rispetto alla categoria precedente, ma comunque 120 kg, ragazzi, è tanta tanta roba. Squat, Diego chiude, ovviamente non poteva essere se non con 200 kg. Sotto lui non scende mai. Diego Corazza, primo posto del ranking Strength War 2023. Al secondo posto, una battaglia davvero epica, quella che mi fa emozionare tantissimo. C'è un titano, Francesco De Simone. L'ho conosciuto alla Summer Cup a Mondello. E lui su quella spiaggia fece veramente evaporare le acque nella super sfida con Martin Ostap. E anche qui alla Strength War finalmente ci sarà un'epica sfida. Chi è De Simone Francesco? Lo state vedendo le immagini dove sulla spiaggia rovente il sole che faceva evaporare qualsiasi cosa, Francesco De Simone sollevò dei pesi davvero incredibili. Muscle up 35 kg, non è meno di Diego Corazza. Pull up 90 kg. Dip 122,5 kg. Forse il punto debole dove colpire Francesco De Simone è lo squat 167,5 kg. Ma il tempo è passato, lui si è allenato. Che cosa succederà? Lo scopriremo. Il suo avversario è il bestione, il grandissimo Martin Ostap. Martin, per non aver letto il regolamento, nel 2022 partecipò alla più 87 kg, fu penalizzato per un errore nello squat, portò 3 alzate tutte rosse, quindi in questo modo ha perso il podio. Ma quest'anno lui il regolamento lo conosce, sa che tutte le alzate deve almeno avere un'alzata verde in ognuna di esse. Martin lo sa, 30 kg di muscle up, pull up 80 kg, 120 kg di dip e 160 kg di squat. Un vero gladiatore, è uno dei miei beniamini preferiti, Martin Ostap. Marco De Vita, muscle up 20 kg, pull up 67,5 kg, dip 112,5 kg, squat 220 kg. Marco De Vita lo conoscono tanti amanti dello street lifting, partecipa spesso, lo conosciamo, è forte, occupa la quarta posizione di questa Strength War categoria meno 87 kg, ha di fronte a sé dei titani, ma lui non è da meno. Avete visto dalle immagini la sua vera forza, ma ancora la Strength War dovrà stupirci. Marco De Vita. Alex Bilal Ekibiki. Lui, 30 kg di muscle up, occupa il quinto posto di questo ranking. 70 kg di pull up, 100 kg tondi di dip. Vuole farsi sentire, vuole dire il quinto posto è solo un'apparenza. State attenti voi, perché il podio mi sta osservando e lui sta osservando il podio. Squat 200 kg tondi, si fa vedere, fa capire a Diego Corazza che non deve stare tranquillo e anche a tutti gli altri. Sesto posto di questo ranking, Antonio Donato. Antonio vola con 20 kg di muscle up, pull up 75 kg, cerca di stare in media con gli altri atleti,
115 kg di dip fa capire che la spinta è una delle sue armi, e poi 200 kg di squat nel ranking ci fa intendere che alla Strength World forse oserà molto di più. Lui è Antonio Donato. Settimo posto, perché lui vuole esserci dentro i migliori d'Italia, dentro i migliori della Strength World 2023, lo presti Dario. 15 kg di muscle up, pull up 70 kg, ma fa capire che nel dip lui spinge davvero tanto, 105 kg. E lo squat? Beh, lo squat è il migliore della sua categoria, con ben 230 kg. Lui è lo presti Dario, lui vuole scalare la classifica. Ottavo posto, Abhay Abhishek. 25 kg di muscle up, 67 kg e 5 di pull up, 110 kg di dip, anche lui fa capire che la spinta è la sua arma preferita, e 180 kg di squat. C'è ampio margine, potrebbe stupire tutti. Lui chiude la categoria, meno 87 kg. Lui chiude le porte a tutti gli altri atleti che faranno l'intermedio e chiuderà con le sue quattro alzate. Bene, ormai il format lo conosci. In quale di queste case vuoi che entri per un super documentario, per conoscere come vivono, come si allenano, cosa mangiano, che lavoro fanno e come fanno ad allenarsi soprattutto? Scrivimelo nei commenti, seguici su Calisthenics Brain su Instagram, nel gruppo Telegram, dove potrai scrivere. Insomma, ormai lo sai, trovi tutto qui in descrizione, ci trovi qui a Cantù. Ci vediamo presto.